Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Eccoci qua. Allora, oggi andremo a preparare diciamo un dessert fatto con le arance e andremo ovviamente a svuotarle, tagliarle a metà e svuotarle per poi andarci ad aggiungere dentro una mousse al cacao. Allora, gli ingredienti ovviamente io utilizzerò queste tre, quindi poi nel caso volete aumentare le dosi, fate voi. Allora, io ho utilizzato dunque qui 2 cucchiai di zucchero semolato normale. Ho aggiunto più o meno 5, anzi no, 6 cucchiai di cacao. Sono andata un pochino a occhio questa volta. E poi adesso mi servirà non 2,50 ma più o meno la metà. Ma andiamo a fare ad occhio di panna, dove poi dovremmo comunque andarla a squagliarla sul fuoco, a scioglierla, scusate, sul fuoco. E detto questo, poi ci servono 2 uova perché praticamente andremo a togliere i rossi per andarli a montarli a neve, che poi verranno incorporati qui dentro e li andremo ovviamente a servire dentro la nostra arancia. Diciamo un dessert un po' particolare e anche carino. Adesso ci vediamo con il procedimento e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate tanti mi piace. Condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Allora, eccoci qui e adesso sto andando ovviamente a far sciogliere il mio cacao amaro con la panna che vi ho detto precedentemente prima. Allora, diciamo non deve risultare troppo liquida, ma diciamo quasi una mousse. Adesso vi faccio vedere poi il risultato come deve venire. Cerchiamo di ovviamente lasciarlo più basso possibile. Allora, questo è il risultato che dovete ottenere, un po' come se andiamo a preparare, diciamo, il ciobar, ecco. Ovviamente potete anche utilizzare il latte se lo preferite, io ho scelto la panna. Considerate che ho usato, dunque, questi sono 250 ml, più o meno quasi un po' più della metà. Però poi voi fate ad occhio, se vedete, insomma, che rimane ancora più, diciamo, grumosa, aggiungetela. Va molto ad occhio questa ricetta, non ha delle dosi precise, ecco. Quindi adesso la mettiamo un momento da parte e andiamo a montare a neve le nostre 2 uova.